Continua l'iniziativa del Movimento 5 Stelle di Conversano. La manifestazione è volta a consentire al cittadino di partecipare attivamente alla vita politica della città, con proposte che verranno elaborate ed inserite nel programma del Movimento. Nella splendida cornice di Piazza Castello, in Conversano, all'ombra del maniero aragonese, gli attivisti del Movimento si sono riuniti per la seconda domenica consecutiva per illustrare ai cittadini il programma e le attività che il Movimento intende mettere in campo per la città. Ambiente, trasparenza, fonti rinnovabili, partecipazione, acqua pubblica, trasporti, sviluppo, connettività. Questi capisaldi del Movimento che a Conversano nelle scorse elezioni politiche di febbraio è risultata la prima forza politica, con 3.434 voti al Senato, pari al 25,33% dei votanti, e 4.020 voti alla Camera, pari al 26,87% dei votanti. Al nostro microfono il portavoce del Movimento, Donato Fanelli, al quale abbiamo chiesto anche qual è il primo argomento da sottoporre all'attenzione della città e per il quale il Movimento chiede una soluzione urgente. Noi siamo in compagnia di Donato Fanelli, portavoce del Movimento 5 Stelle qui a Conversano. Come vi siete strutturati? Allora, il nostro movimento è strutturato sostanzialmente sul web. Quindi così ci siamo aggregati proprio attraverso il web, attraverso anche la conoscenza diretta da molti di noi, e abbiamo seguito un percorso che è quello della creazione della lista anche per le prossime elezioni, fino a raggiungere, diciamo, il riconoscimento da parte del Movimento Nazionale dell'uso del logo e quindi della certificazione. Oggi siamo qui grazie a questo, diversamente non avremmo potuto utilizzare legalmente il logo del Movimento 5 Stelle. Quindi per una campagna elettorale corposa oppure? No, assolutamente, cioè, siamo qui, l'iniziativa di oggi è una delle tante che portiamo avanti da tempo, in questo caso legata alla città, quindi alla partecipazione dei cittadini. Stiamo raccogliendo quelle che possono essere tutte le idee per la costruzione di un programma per la città che sia condiviso, quindi che sia costruito insieme con i cittadini, che ci stanno portando già da tempo istanze anche attraverso lo stesso modulo online che abbiamo poi stampato e reso cartaceo per questa giornata. Dalla scorsa domenica, e questo poi fino a fine maggio, saremo presenti tutte le domeniche con un gazebo, di volta in volta con iniziative che intendiamo mettere in atto. Poi per quanto riguarda il candidato sindaco, come... Ma questo è una cosa che pare essere il primo problema quasi di tutti. In realtà noi lo poniamo come ultimo dei problemi, perché per quello che riguarda l'idea del Movimento non è tanto importante chi sarà il candidato sindaco, ma quali saranno le idee e i progetti che il Movimento mette in atto. Tant'è che da noi vige la regola che uno vale uno, e quindi ciascuno di noi ha il proprio valore, indipendentemente da chi sarà poi il candidato sindaco, che potrei essere io, potrebbe essere Rita, potrebbe essere Luigi. Poco importa, cioè la cosa importante è ciascuno di noi che cosa può mettere in atto, quali sono le idee che abbiamo e come realizzarle. Un argomento di punta per quanto riguarda Conversano, il Movimento 5 Stelle? Beh, allora intanto uno tra gli argomenti importanti della nostra città è quello legato al ciclo dei rifiuti. Ora, senza entrare nel merito di quello che sono i problemi legati alla discarica, quindi a problemi annosi che abbiamo qui, noi intendiamo portare avanti intanto dei progetti e delle proposte legate a questa che è un tema forte per il nostro paese. La nostra proposta è quella, tra l'altro, anche del Movimento nazionale, è quella della strategia Rifiuti Zero. Siamo stati anche l'altra settimana alla riunione a Bari indetta dal Comitato Nazionale per la legge di iniziativa popolare, che è quella che porta avanti l'idea della strategia Rifiuti Zero. Intendiamo farla propria, farla nostra, e quindi portarla avanti come progetto. Quindi questo è intanto sicuramente una delle proposte importanti che intendiamo avanzare per la città.
Va bene, grazie.